Ciao ragazzi, i video e le live di questo mese sono sponsorizzate anche da World of Warships. World of Warships è un gioco di battaglie navali e per scaricare il gioco trovate il link in descrizione, basta che cliccate lì e vi rimanderà a questa pagina e poi fate gioca gratis su PC. Abbiamo un counter che evidenzia un obiettivo da raggiungere che sarà di 100 download, lo vedrete in live e poi nei vari video. Per partecipare a questo contatore dovete vincere la vostra prima battaglia random, quindi ringrazio tutti quelli che riusciranno a vincere questa battaglia random e ora vi lascio il video. Bestie non morti, ramo grigio ci dovrebbe stare. Carino anche Iridan, però ramo grigio prendiamo. Il mio comandante preferito è tornato. Siamo pronti a cominciare. Double mummia. Ma com'è la partenza double mummia? Con ramo grigio. Ci sta? Insomma, impuzza sempre. Sto meta, fa sta cosa. Faccio il tipo di te. Tanto vinco lo stesso qui. Sto pareggio. Cioè, in generale preferisco salire. Poi contro AFK. Saliamo. Buonasera a tutti, un tuo vincitore del torneo di One Piece. Detto che te vado a fare primo. Quando c'è un messaggio di Muma, che io so già che sarà qualcosa a tema One Piece. Ma quando è che esce questo Dragon Ball dal vivo? L'altra volta mi sa che ti riperso la domanda, te l'avevo chiesto. Tanto so sicuramente te lo sai. So che usciranno neanche le carte, so che uscirà il cartaceo. Ma quando uscirà? 23 febbraio, ok. Quindi prima del gioco digitale. Sai fare. Sono un coglione. Primo. Però mi è andata bene. Sono un coglione ma mi è andata bene. Perché in realtà io volevo un non morto con l'amo grigio. Però il fatto che mi sia uscita la tripla qua va bene. Sento che da questo si sarebbe perso comunque. Devastante. Allora ragazzi, qua potrei prendere 4-1, 3-2 e poi triplare e fare al 4. Questa di Nina Nannabot. Penso ci stia a fare al 4, no? Ora, si potrebbe anche prendere questa, scavi? Boh, no. C'è sempre al 4 la tripla. Sporofago. Poi la domanda è se Nina Nannabot lo attacchiamo a mummia o no. Attaccare la mummia vuol dire perdere un oro. Però continuare ad avere la mummia che è buffata, eccetera. Prende ci sta. Prende ci sta a attaccarla qui. Questo ragazzi è triplato al 3. Però non sto turno, turno prima. E si è anche preso il 5-1, quindi gli è anche andata bene. Perché credo che tra tutti i pezzi di Taverna 3 che vuoi prendere Irli, quello e Deflectobot sono i migliori. Non Deflectobot e Accordotron. Quindi insomma tripliamo. Facciamo al 4. E attacchiamo mummia. Penso. Monetina non lasciamo stare, monetina. Penso ci stia ad attaccare la mummia. Scala. Non vedo perché non farlo. Addirittura il modulo o sprigionatore di fuoco. Potrei prendere anche floating watch e prendermi danni e lui scala di +2/+2. E modulo su un pezzo che si prende +2/+2 ogni turno non è male, in realtà. Però irli così è veramente meglio prendere il 4-1. Però appunto stiamo dando scudo a un pezzo che è bello solido. Da tenere per un po' di turni. Il fatto che si prende +2/+2 tutti i turni mi sa che faccio modulo. Devi prendere con questi danni qua. Ragazzi, vi ricordo che se il video vi sta piacendo potete iscrivervi al canale, mettere la campanellina per le notifiche nel caso vi siate dimenticati, like al video, questo per l'algoritmo e poi se proprio proprio volete esagerare il commentino. Te li prendi sti danni? No, lasciamo stare, troppi danni. E a Baghdad Bill l'hanno ucciso spostando il pennuto a Taverna 6 ragazzi. Forte. Dopo qua sarebbe trovare l'investimento da un oro. Proviamo questa. Va bene. Faccio level e la tiro. Allora, contro Ragnaros, tra l'altro non voglio neanche giocare più pezzi e fiddarlo. Tra l'altro 7 per finire la quest, anche se me li killa tutti, io ne do solo 5. Però in generale non è che faccio sta giocata solo per il mio avversario, faccio sta giocata perché mi è uscito uno shop di 3 taverna 1 e un taverna 2 che non mi serve.
Quindi saliamo e basta. Buono. Allora, secondo me con questo eroe Elise non è male a turno 7. Il mio viaggio inizia... Prendo anche questa probabilmente per fillare la curva. Vabbè. Il mio viaggio inizia qui. Ok, qual è il piano? Ovviamente il piano è passare a bestie. Quindi in qualche modo riuscire a trovare un Goldrin e fare bestie. Andando con il ramo grigio bisogna fare quella build lì. Fortissimo bestie con il ramo grigio. Cioè bestie è forte a prescindere. Quel cavaliere iniziale ci rende anche Evocatrice Eterna un pezzo piccabile. Cioè teoricamente potremmo fare anche Evocatrice Eterna build. Wow. Sal 3 questo. Può fare la taverna terraiolo build, ma non sta trovando il terraiolo. Che non c'è, quindi auguri. Oh, ma che bello, sto vincendo i flip. I flip che contano 5 vite. Sto vincendo. Però ho perso prima quelli da 15. Allora, va bene, dai. Ci accogliamo, almeno qualcosa vinciamo. Questo qua non vale i due roll, secondo me. Cioè, preferisco fare tier up doppio roll qua. Stop. Sono 42 di vita, quindi la giocate questa qua. Rolliamo e prendiamo le scimmie. No, no, Ponzi, no, no, non puoi buffarmela così, non me lo merito. Non me lo merito, sta buffata così. Ragazzi, mi consigliate un libro sul networking? Ci esistono libri... Allora, cioè, il networking significa instaurare delle relazioni, no? Che ti possono essere utili nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, ecc. Quindi un libro sul networking vuol dire un libro che ti insegna a instaurare delle relazioni? E tu vieni a fare questa domanda a caso così in una live di BG? Ah, nell'ambito informatico. Ah, nelle reti ti interessa. Ah, ok. Il piccolo principe, dice Pepo. Ma non lo so, bisogna vedere... Tu fai l'università, immagino tu non faccia l'università a fare una domanda così. Vabbè, doppio Goldrin dalle scimmie e Rolando Banano. Hai presente la signora delle poste che è lì perché è figlia dell'amica, della moglie, del direttore? Ecco, quella è networking. Esatto, è così, esattamente così. Comunque la mummia, raga, col modo è stata fortissima. Questo è forte, comunque. Ci batto. E invece no. Perso lo smalto, non so più identificare. Effettivamente così sono gialli e la mummia lì... Ecco, esatto, è proprio questo il che dobbiamo fare. Con Altinara vado a tradare con la mummia. Questo deve attaccare qua a destra, va bene anche lì in realtà. Anzi, forse è quasi meglio, perché non mi ammazza la mummia così. Ah, è morto. Master 3 ed è morto. Come giusto che sia. Non sto a prendere questo finché non trovo Goldrin. Oh, guarda anche questo qua. Goldrin! Ok, 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 ok. Buon primo passo. Ho detto che l'avrei presa ed effettivamente non è male. Ti faccio saltare? Oltre alla scimmia. Il 9-6 forse. Sì, posso stare 9-6. Tocca giocare altro qua. Tocca fare quella build lì. Allora, questa volta buona che non la scazzo. Quindi, prendiamo Kael to Zad. Devo giocare a 5 pezzi. Quindi via questo e via il ratto. Fino a rollare. Quello è carino. Rollo lo stesso. Questa spina in mano. Bella, bella build. Entra con Taunt. Ah, è vero che questo entra... Vedi che sono sbagliato. Questo andava messo dopo un Elise.
Ci voleva una bella partita con Kel'Thuzad e con l'Evocatrice Terra. Non sono mai riuscito a farla pulita. Allora, i framponi lì saltano, sono le triplo. Barone, ragazzi, si prende. Si prende ma si tiene in mano. Troll. Mi sa che questo è l'ultimo turno di Elise. Bisogna fare saltare adesso. Quindi prendo questa. Lol. Esattamente ciò che stavi cercando. E ok, allora questo va qui, prendo questa. Sono la Goldrin build senza Goldrin. Alfiere non me ne faccio assolutamente nulla. Qui deve saltare tutto. Ma Alfiere, ragazzi, a che cazzo serve questa build? Non serve a niente, o sbaglio? Non serve una chip. E manco fare barone ha senso. Cioè barone serve in late. Ci sono già cascato mille volte su sta cosa. Semplicemente devo buttare la scimmia. Se trovi un Goldrin switch, ma non fai la tripla? Questo turno no. Questo turno non la faccio perché voglio triplare Evocatrice Eterna e poi va a dire dalla tripla di Evocatrice Eterna che fare. E Draccarim, pace. E lui si attiva, ne entra un'altra con Reborn, poi il turno dopo il triplo. Tracotanza. Ce la farò a trovare Baron? Cioè se trovo Goldrin penso che facciamo lo switch comunque, perché è più forte stabilizzare con le Evocatrici Eterne. Tra l'altro qua mi sa che perdiamo pure. Brutto, per trade pulito brutto. ...4-5. Va bene anche lì, però insomma sarebbe meglio tradarlo col 4-5. Ah. E niente. Sono anche un bel po', 15, tracotante effect. Sarebbe stato troppo bello. Comunque devo salire adesso. Ragazzi, cosa vi devo dire? Cioè, gioco Alfiere qua, perché a me non mi entrano questi dorati, no? E gioco i Cavalieri Eterni. Sì, per forza. Switch Baghdad. E allora, via i due Cavalieri. Prima gioco questo, vediamo cosa mi dà. Mi dà Goldrin, attenzione. Attenzione. Allora, sicuro questi vanno via, questo entra. In realtà potrei anche fare così, così basta. No, però è più forte. Questo si sdoppia. Poi ho l'attivo. No, questo va via, quindi va via. Roll. Banano, freeze. Si fa sta transizione, mi sa. Con Alfiere dorato. Come faccio a non fare la transizione bestie? Leviamo la mummia. Adesso c'è quello lì, lasciamolo stare. Però sì, si poteva vendere, effettivamente. Toccavo una cavaliera dorata in più. Ho sbagliato il positioning in questo giro. Che attacchi prima lui. Posto. Cioè ci sta a fare la transizione o è meglio fare non morti, ragazzi? Non so mica. Cioè, cazzo, 46-40 che entrano e uscire, che iniziano a uscire, sono forti. Non vado a fare transizione bestia. Più forte trovare tipo Reborn, dare a continuare a dare su queste qua e farne tante rebornate di queste qui. Cioè, due evocatrici dorate con Reborn non sono devastanti. Devastanti sono. Però effettivamente, cioè, perché sono tutti bestie, tutti con le bestie, e non morti li batti con le bestie.
Prendo sto banano, vediamo cosa succede. Ecco, è uscito questo. È uscito pure il 5-2. Allora, prendiamo questo qua. È fortissimo con l'alfiere, tra l'altro. Mi va via lui. Mi sa che le bestie non si fanno. Prendo giusto quello. Non serve neanche, però... Via questo. Continua così, forza. Sì, che potevo vendere anche l'alfiere qua, forse. È figo del Reborn. È bellissima sta build, dai. Sono stelle bestie. Ormai meniamo con sta roba. Che poi meniamo, è forte. Che scalano. E riescono a puntare. Bellissima. Allora, continua a generare evocatrici, quindi continua a buttare via i cavalieri. Qua vi servirebbe il tipo che mangia questo e dà due reborn. Però mi sta uscendo tutta bestie. No, vabbè, lasciamo stare bestie. Questo può essere interessante, tutti non morti sono. Però se tu non devo mangiare. Un'altra. Devo far saltare l'alfiere. Oppure lo mangio con Keltu adesso. Sì, ci sta anche quello in realtà. Però quindi devo metterci comunque Baron, devo metterci. C'è il taunt, si può prendere. Bella scelta, molto tattica. Alfiere va via. Fate il salto. E praticamente attivo lui. Lui da Reborn con Barone. Due Reborn. Top. Mi piace il tuo modo di pensare. Il flagello mi consumerà. Hai buone possibilità di vincere. Io avevo pensato proprio quello. Pazzesco. Che poi il cavaliere con Reborn non è male, perché adesso viene tauntato. È comunque buono, Probabilmente qua la giocata è non fare niente. Cioè, metto lui primo, lui continua a attivare questo, che dà Reborn a queste due. Stop. Ci può stare a dare taunt anche a Kel'Thuzad. Il 5-2, così dopo dovrebbe ridare il taunt a Kel'Thuzad. Tu, tipo, potrebbe darglielo. E sì. Roll. Questo forte. Ecco, questo è carino. Quindi in realtà potrei vendere Kel'Thu adesso. Potrei vendere Kel'Thu adesso. E farlo subito. Però che senso ha? Mi piace fare anche questo in realtà. Ma andare fuori loro dal range di questa qui. Non si è dimenticato di tirare taunt, sono pirla. Si presi apposta, non li ho tirati, ma sono... Oddio, è bella sta build dell'oppo. Ogni tanto lo darà HP.
Andava bellissimo. E volevamo tradirla per una build bestia, una comunissima build bestia. ...12, 17... più 10, 27 danni, non è morto. Quindi qua... come la chiudiamo? Teoricamente il 7-4 va via. Kel'Thuzad può sdoppiare Cavaliere Eterno, quindi mi dà comunque un Cavaliere Eterno dorato, non è male. Cioè teoricamente dovrei prendere un altro 5-2 e sdoppiare Cavaliere, poi mangiare il 5-2 con la 4-3, così altro Cavaliere prendere Born, cosa del genere, insomma, per farla perfetta. 7-4 non va via. Perché non va via? Non è mai avere un altro cavaliere con 7-4 che quando già ho tutto reborn? Boh, secondo me sì. Ecco, un'altra evocatrice eterna è forte, più forte del cavaliere. Quindi una va qua. Via 7-4. Devo far questo. Ho sbagliato a mettere Kel'Thuzad prima. Stupido. Avevo anche pensato, poi non l'ho fatto. Ho tolto le bombe del cavaliere per renderla un pochino più frizzante, dai. Beh, finalmente siamo riusciti a fare questa build, ragazzi. Volevo farla da più o meno quando è uscito Kel'Thuzad, quindi ormai saranno passati 2 mesi. E ovviamente avete visto che non sono un esperto di questa build, ho fatto diversi errori, ma finalmente siamo riusciti a farla e finalmente siamo riusciti a vincere una partita. Alleluia! Alleluia! Mamma mia! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, incredibile. Sembrava impossibile riuscire a tornare a vincere, e invece... Volevo pure trasformarlo in bestia, è forte sta roba. Con ramo grigio è devastante.